prezioso, inestimabile, ma soprattutto strameritato. Il pareggio di Arezzo è frutto dell'ennesima prova di carattere di una squadra tosta, indomita e mai come in questa occasione più forte delle avversità. Citazione d'obbligo per Stefano Garzon, che tira fuori l'acuto decisivo in un momento di indubbia difficoltà. Grande soddisfazione, primo gol soprattutto con la maglia del Pescara. No, questa è una grandissima soddisfazione, la partita per noi era importante non perdere per smuovere anche la classifica e tenere magari loro sempre distanti. La gioia, io di gol non è che ne faccio tanti, quindi magari la gioia è ancora più forte. Poi dimostrazione che siamo un gruppo unito e forte, e anche oggi in 10 abbiamo fatto una gran partita. Sfida difficile soprattutto sul piano psicologico, perché dopo il debordante successo sul Vicenza c'è il rischio inconscio di un minimo rilassamento. Il neotecnico dei Toscani Marco Tardelli deve rinunciare tra squalifiche ed infortuni a ben 7 giocatori: De Zerbi, Del Core, Barbagli, Bacis, Gonnella, Abruscato, in extremis forfè anche di Conte, sostituito dal difensore greco Kriazis. Nel Pescara ancora privo di Varicchio e Job rientrano Croce e Fusco, Simonelli conferma Garzon e rinuncia a Marinier. Primo tempo mediocre, Amaranto privi di idee, Biancazzurri inoffensivi ma ordinati. 14° contatto in area, Antonini Scotti, l'arbitro Rocchi ravvisa gli estremi della simulazione ed ammonisce l'esterno biancazzurro. Nel frattempo Giampaolo viene abbandonato al suo triste destino, mentre Ivan è sollecitato da questa conclusione di Spinesi e soprattutto dal destro a rientrare di Vigne. Sul capovolgimento di fronte, 34°, Antonini si incunea in area toscana, anticipa Pagotto che in uscita tocca sì il pallone, ma travolge il numero 77 biancazzurro. Per Rocchi è solo calcio d'angolo, le proteste di Lonero e compagni sembrano piuttosto motivate. Ripresa più vivace in avvio, 3° minuto, Teodorani sfugge ad Antonini in palese ritardo, secondo cartellino giallo ed espulsione per l'ex modenese. Il classico episodio che, contrariamente alle previsioni, non cambia la storia del match. Il Pescara diventa anche intraprendente, ci prova Lonero da fuori, il pallone sibila di un niente alla destra di Pagotto. Al 13° invece Garzon a mettersi in luce, gioco di gambe in area e conclusione sull'esterno della rete. Un minuto più tardi, quasi rovesciamento, Teodorani per Spinesi, l'ex sangrino prende il tempo a sbrizzo e con un gran destro infila Andrea Ivan. Arezzo 1, Pescara 0. Momento delicato, i biancazzurri sbandano per qualche minuto prima di organizzare una reazione convincente sul piano caratteriale ma anche tecnico. Simonelli richiama a sbrizzo e gioca la carta Pozzi, difesa 3-4 centrocampisti e due punte. 30 secondi più tardi Garzon vince un contrasto con Vigna e dai 20 metri non ci pensa su due volte, tracciante di precisione sartoriale, palla nel 7, nulla da fare per Angelo Pagotto, 1-1. Tardelli tenta il tutto per tutto, dentro la giovane punta Roselli e l'esperto regista Giampiero Maini. Simonelli risponde con Fanucci, luogo di Russo, difesa originaria con 4 uomini a protezione di Ivan, in evidenza al 33° sul destro insidioso di Boscolo. Non accade altro e questa volta davvero il risultato di parità vale quanto una vittoria. Simonelli, un'altra prova di grande temperamento. Sì, è stata una prova importante, una partita molto difficile, poi in 10 siamo riusciti anche a riagguantare il risultato, insomma molto importante. Ecco, nel momento forse più delicato del match il Pescara è venuto fuori, che cosa significa? Ma significa che innanzitutto sta bene sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista mentale. La domenica di Antonini è stata invece beffarda. Sì, sono amareggiato perché sulla munizione, la prima munizione ha preso la palla Torricelli, mi sembra, l'ha presa, però poi ha preso anche la gamba. Io magari l'ho accentuato un pochino, però non sono stato lì a sbraitare, a dire rigore, non ho detto niente, ma ha ammonito e va bene. Fallo di Pagotto e non l'ha neanche ammonito, non l'ha detto, e c'era rigore netto, quindi nettissimo, e non l'ha dato. Al secondo tempo, dopo 5 minuti ho toccato appena, ho fatto un fallo in tutta la partita, ha ammonito. C'aveva con me, non lo so, non so cosa gli abbia fatto, ma in passato l'ho incontrato e non me lo ricordo cosa gli possa aver fatto. Però, Perché questo atteggiamento inoffensivo, però limitatamente al primo tempo? No, non è che è stato voluto. Per una, insomma, siccome avevamo studiato questo fatto di non far uscire il nostro centrocampista centrale su un difensore centrale avversario in possesso di palla, abbiamo sofferto un poco. E poi nel secondo tempo abbiamo cominciato in maniera diversa,
quindi credo sia dipeso da questo dal punto di vista tattico. Poi chiaramente insomma era una partita molto importante. Reazione rabbiosa ma anche ragionata, direi, no? Ma senz'altro, siamo rimasti in 10, abbiamo preso gol, doveva essere una mazzata per noi, invece siamo riusciti a controllarla bene. Garzon a destra confermato, sull'auto di destra e croce centrale, c'è una motivazione, c'era una motivazione di ordine tattico oppure no? Anche un poco anche, soprattutto per quanto concerne gli esterni arretrati avversari, poi Daniele, zona centrale, per me è un giocatore molto valido. Questa prodezza con chi la festeggerai? Ma senz'altro con i miei genitori, che sono qui è sicuramente merito loro, tutti i sacrifici che hanno fatto, e poi con i miei compagni, che io ripeto dal primo giorno che sono qui. Sono sempre stato in gruppo unito e compatto. Che cosa ha detto a Pozzi quando l'ha sostituito? Era entrato in campo da pochi minuti. Gitaggio pazienza, abbi pazienza. Purtroppo la situazione richiedeva quello.